Gentili utenti di Cerignola Viva, ben trovati dal Palabasket Nando Di Leo, dove è appena terminata una gara palpitante, quella tra l'Allianz Udas e la Virtus Pozzuoli, vinta dall'Allianz 70-68. Siamo in compagnia di coach Luigi Marinelli. Coach, una partita palpitante, una partita formidabile, vinta all'ultimo tiro, ecco, che effetto fa vincere così? Ma se i playoff sono questi, penso che ci sarà da faticare, da lottare fino alla fine. È stata una partita emozionante, non bellissima, giocata da parte nostra, però merito sicuramente di Pozzuoli, che ha difeso benissimo per tutti i 40 minuti. E noi dal canto nostro non abbiamo giocato benissimo in attacco, spesso nervosi, la palla spesso non l'abbiamo mossa benissimo, ma probabilmente anche per merito sicuramente di Pozzuoli. Però sono contento e orgoglioso di questa squadra, l'ho sempre detto, e oggi ancora di più, perché rimontare 12 punti a 3 minuti dalla fine non è semplice. Noi, anche grazie sospinti dal pubblico, ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo fatto quel qualcosa in più e alla fine ci siamo giocati la vittoria con l'ultimo possesso. Avete dovuto rincorrere praticamente per tutta la partita, però ancora una volta è appunto subentrato il carattere dell'Udas. Sì, appunto, come ho detto, il carattere dell'Udas è venuto fuori, nonostante non abbiamo fatto una partita bellissima, però sicuramente questa partita servirà per insegnarci che questi playoff sono duri e che se vogliamo spuntarla, soprattutto fuori casa, dobbiamo fare quel qualcosa di più in difesa. Quindi già da martedì inizieremo a lavorare proprio a livello difensivo, perché dobbiamo essere più aggressivi. Pozzuoli è un'ottima squadra, lunga, ci ha messo in difficoltà sia con gli esterni, anche grazie alle grosse percentuali, sia col gioco interno. E noi bravi comunque a crederci e a lottare su ogni pallone. L'ha detto già lei, l'Udas non è stata la miglior Udas quest'oggi, loro attaccavano bene il perimetro. Una delle svolte può essere anche l'uscita per falli del loro capitano e di Pekic. Sì, ma quello fa parte del gioco. Noi magari, laddove riusciamo a ruotare anche più giocatori, possiamo, tra virgolette, giocarci anche i falli, quindi limitarci nei falli. Però devo dire anche che non è stata una buona partita di Voss, che comunque lui è sempre un perno del nostro attacco e della nostra difesa. Quindi da questo punto di vista, diciamo, mi auguro che possiamo migliorare sicuramente. Coach, per chiudere, quarto quarto, mancavano solamente 4 minuti, eravate sotto di 15, ci credeva ancora? Non è mai facile crederci, perché vedi un po' lo scoramento della squadra, anche perché le volte che ci eravamo avvicinati, lui comunque, abbiamo fatto sempre noi qualche incenità e loro hanno fatto sempre quel canestro che ci hanno un po' ammazzato le gambe. Però la pallacanestro è fatta anche di inerzia e niente, magari una bomba in più ci ha dato la possibilità di crederci, abbiamo fatto quel qualcosa in più in difesa e punto su punto, insomma, l'abbiamo portata a casa. Che grazie, coach, e complimenti. Grazie a voi. Guglielmo, da Campano, che effetto fa segnare i 2 punti vittoria? Senti, no, da Campano non c'entra niente, un po', anzi mi dispiace, tra virgolette, nel senso che sia stato un campano a segnare l'ultimo canestro, sono tutti amici miei, li conosco tutti, ma l'importante oggi era vincere e portare a casa questi 2 punti, sono veramente importantissimi. È stata una partita durissima, fortunatamente sospinti da questo grande pubblico abbiamo recuperato uno scarto di 15 punti, e sono 2 punti importantissimi, siamo felici. Anche oggi avete dimostrato tanta grinta, tanto cuore, tanto carattere, quanto era importante partire con una vittoria quest'altra mini campionato. Importantissimo, te lo ripeto, specialmente in casa, fare un passo falso oggi alla prima sarebbe stata dura poi riprenderci, invece siamo stati bravi, concentrati, poco bravi all'inizio, parliamoci chiaro, andare sotto di 15 non sei stato tanto bravo, siamo stati bravi però a recuperare, a rimetterci in partita e portarla a casa. Oggi forse non è stata sicuramente la miglior Udas, loro poi andavano a canestro soprattutto nei vostri momenti migliori, secondo te qual è stata la chiave della vittoria? Il cuore, sicuramente il cuore, la grinta, una squadra che non ha cuore non recupera 15 punti negli ultimi 4 minuti.
questa squadra ha cuore, ha carattere, consentimelo, ha palle. Cioè abbiamo palle da vendere, lo dimostreremo fino alla fine, perché questo sogno lo vogliamo portare in fondo, vogliamo regalare a tutti i nostri tifosi, a tutta Cerignola, non lo dico perché da campana, ma vogliamo regalare questo sogno. Ok, grazie Guglielmo e complimenti. Grazie a te.